Questo è un semplice circuito logico formato da una porta AND, da una porta NOT, da una porta OR. Vediamo che le variabili logiche in ingresso alla porta AND le chiamiamo A e B. La variabile in ingresso alla porta NOT la chiamiamo C e l'uscita la chiamiamo Y ed è uguale a questa funzione logica, concetto che impariamo per la prima volta. Adesso vedremo come si ricava questa funzione logica, ma verrà in maniera abbastanza semplice, direi praticamente immediata dall'analisi di questo circuito. Infatti, se abbiamo in ingresso alla AND le variabili A e B, in uscita non potremo altro che avere su questa uscita di questa AND il valore A AND B. Facciamo subito la prova, vediamo che possiamo agire sulle variabili, sui valori delle variabili logiche in ingresso. L vuol dire low, basso, 1, 0. E quindi in questo momento sono tutte e due 0. Quando lo portiamo alto, al valore alto, vediamo che si colora di verde il tratto corrispondente. Allora vediamo, ricordiamoci la tabella di verità della porta AND. Basso basso, ovvero 0, AND 0, in uscita fa 0 e infatti il tratto è in colore grigio, sta ad indicare il livello basso. Se portiamo entrambi gli ingressi a livello alto, allora anche l'uscita della AND, essendo alto alto, ovvero 1 1, sarà livello alto. A alto, AND alto, in uscita abbiamo il livello alto. Riportiamo tutto a 0, quindi vediamo la situazione qua. Nella porta NOT abbiamo in ingresso C, in questo momento a livello basso, quindi in uscita e a livello alto. Abbiamo indicato NOT C, cioè poi parlando in italiano diciamo C negato, non avevo qua la possibilità di scrivere estesamente. In ingresso alla porta di uscita è con la porta OR, quindi le variabili di ingresso saranno A e B. Da una parte su questo piedino e C negato su questo piedino. Quindi a questo punto è abbastanza evidente che l'uscita è uguale a A AND B OR C negato. Quindi l'ho scritto in questo modo: A AND B OR NOT C, come la visualizzazione, la scritta che abbiamo inserito nel diagramma. Facciamo quindi adesso un'analisi di funzionamento un po' più complessiva. Se tutte e tre le variabili logiche sono a livello basso, allora chiaramente A e B sarà a livello basso, C negato è a livello alto, l'uscita è a livello alto perché OR è l'operatore che in uscita porta a livello alto, anche se uno solo degli ingressi è a livello alto. Quindi in questo caso C negato è a livello alto e quindi l'uscita è a livello alto. Se mettiamo C a livello alto, l'uscita della NOT C negato naturalmente a livello basso e anche l'uscita della OR sarà a livello basso. Se portiamo solamente B a livello alto, la situazione non cambia perché la AND ha bisogno di entrambi gli ingressi a livello alto perché l'uscita vada a livello alto. Allora portiamo a livello alto anche A e a questo punto torniamo alla situazione precedente, l'uscita della OR è a livello alto perché A e B è a livello alto. Naturalmente la cosa non cambia se anche C negato sarà a livello alto, a maggior ragione 1 e 1 in uscita sulla OR in uscita farà 1.